Fabio Massa è un regista di un cortometraggio che tra qualche giorno sarà presentato proprio a Cannes, oltre che attore di un film in giro per le sale italiane, Vacanzieri ieri, oggi e domani. Ecco, con che spirito lei da Sorrento andrà a Cannes? Quindi un viaggio lungo e difficile. Da Castellammare di Stabia innanzitutto, perché sono stabiese, e partirò domenica perché noi ho realizzato questo cortometraggio dal titolo Vicolo Cieco con Giorgio Colangeli, che già ha dato parecchie soddisfazioni, abbiamo vinto anche il Napoli Film Festival e siamo stati scelti nella sezione Short Film Corner, che è una sezione vetrina, quindi non competitiva, del Festival di Cannes. Con che spirito? L'emozione da Sorrento, tanta, Castellammare, Cannes. L'emozione è tanta, perché ovviamente per un ragazzo di 30 anni arrivare ad una rassegna così importante, un festival così importante a livello mondiale, è davvero tanto lo spirito, è emozionante lo spirito con cui si affronta questa avventura, poi con la speranza che da lì possano ovviamente il corto possa prendere una via ancora più grande, una strada ancora più forte, conoscendo nuove persone, nuovi registi, perché la cosa bella del Short Film Corner è che spesso si organizzano quasi in maniera giornaliera dei cocktail tra gli addetti ai lavori, quindi il che permette di conoscere anche altre cinematografie, altre culture, e questo è importante per un giovane autore che si affaccia ad un mercato così importante. Fabio Massa, lei rappresenta la realizzazione di un sogno, come si suol dire, perché lei sta per andare appunto con un cortometraggio proprio al Festival di Cannes. Sì, è davvero tanta l'emozione, ripeto, il fatto di aver realizzato in minima parte un sogno, perché arrivare ad uno spazio così importante per noi, e poi soprattutto perché il messaggio del corto è parlare diversamente di Napoli rispetto a come siamo abituati ora, quindi mi andava da napoletano portare un messaggio diverso.